Due interrogazioni per migliorare l'offerta turistica a Lauria. A farsene promotore di recente è stato il consigliere di minoranza del PDL Mariano Labanca. L'azione del rappresentante azzurro è stata inoltrata all'esecutivo comunale guidato dal sindaco Gaetano Mitidieri. Labanca, nell'interrogare la maggioranza, indica anche alcune strategie che dalla giunta potrebbero prendere in considerazione. Non ci dimentichiamo che noi abbiamo una montagna che è bellissima e innevata per molti mesi dell'anno, allora cerchiamo di renderla appetibile a quello che è un turismo di massa che potrebbe arrivare, che arriva anche sulle nostre coste, Maratea e Praia Mare qui vicino. Quindi allora ho proposto all'amministrazione di istituire una corsa ad autobus pubblica che almeno 2 volte alla settimana ci porta sul comprensorio. Ho chiesto anche di interloquire, di ragionare con le attività ricettive che ci sono in loco per offrire magari dei pasti, dei pacchetti agli eventuali avventori, ecco, quindi far vivere la montagna anche con un aiuto comunale, un aiuto regionale, cioè un aiuto di quelle istituzioni che possono veramente far capire, far vivere quello che noi è la risorsa più preziosa che abbiamo. E nel contempo noi abbiamo quella fascia di popolazione che vive sulla contrada Serino che di sorta potrebbe usare il mezzo pubblico per scendere al centro abitato. Ma il PDL cittadino vuole far luce anche su dell'altro. L'altra interrogazione che ho fatto invece sui servizi igienici all'interno del centro abitato, ho avuto delle segnalazioni che non sono del tutto adeguate, anche sembrerebbe che uno è stato addirittura chiuso, quindi allora ho chiesto all'assessore per iscritto qual è la situazione e quali sono le soluzioni in merito alla vigenza.